Ecco, ben ritrovati agli web spettatori di TV Radicale. C'è stata una falsa partenza, ma adesso parte una leggera euforia. Il consueto appuntamento antiproibizionista con Claudia Sterzi e Virginia Fiume. Le vedete già, ne favorisco l'ingresso. Guardate quanta beltade trasmette TV Radicale. Due donne così. Sono distratta, parlavo di sigarette. Io vi lascio, ragazzi, la conduzione anche perché abbiamo sentito prima, penso che ci siano parecchi argomenti su cui conversare. Tornerò tra qualche minuto e, come al solito, vi farò latore delle domande della chat. Io sono il latore delle Perfetto, domande della grazie chat. Roberto. A dopo. Grazie tante. Ok, ciao Virginia, Ciao benvenuta. Claudia, da tantissimo tempo. Ciao. Sapete Allora, che guarda. un sacco di vecchia guardia, quindi rubo un secondo per salutare tutti che è Dai, tanto che. dai, saluta, saluta. Chi non vedo la chat? Chi c'è in chat da salutare? C'è Oana89, Ciao Ana. c'è Lillo, che è una nuova new entry, New Entity, ciao Lillo. c'è Marco Marchese, Raffaele Schettino Bene, e. americano ce l'abbiamo? Non lo vedo, ma qualcosa mi dice che a un certo punto apparirà, insomma. Io ti monitoro la chat, tra l'altro, se intanto vuoi Bene, iniziare. brava, perché io non sono sconnessa da internet purtroppo, completamente. Allora, bene, leggera euforia. Allora, parliamo di droghe, dai. Visto che è il Strano. nostro argomento. Visto che è il nostro argomento. Siccome so che te avrai poi una cosa molto simile da dirmi, io comincio sempre sul fatto della Commissione Globale, sul documento della Commissione Globale, che io sto traducendo ormai dal 17 di giugno che mi sono messa in questa impresa di tradurla, e sono 24 pagine in inglese e spagnolo, sono arrivata quasi in fondo ed è veramente molto bella, è veramente molto interessante. E qua mi sembra, seconda o terza raccomandazione, perché si compone di quattro principi e 11 raccomandazioni, questo rapporto della Commissione Globale. C'è molto interessante la discrepanza fra il livello di repressione e il livello di danno. Cioè, praticamente, in un rapporto pubblicato dall'Lancet nel 2007, un gruppo di scienziati ha cercato di ordinare una serie di droghe psicoattive secondo i danni concreti e potenziali che potrebbero causare alla società. E questo viene messo a confronto poi invece con la classifica di severità con la quale trattare le droghe, compilata dall'ONU in sede di convenzione unica, quella che fu stilata nel 61. E qui si vede veramente che discrepanze ci siano, perché per esempio ci sono delle sostanze che sono effettivamente considerate molto pericolose dal gruppo di scienziati indipendenti e che non vengono assolutamente sanzionate invece dalle convenzioni ONU e viceversa. Per esempio si comincia, non so, con l'eroina che è considerata chiaramente molto pericolosa da tutti e due, però già al terzo posto della classifica si trovano i barbiturici che sono Sì. considerati pericolosi a livello scientifico quanto la cocaina, però invece dalle convenzioni ONU sono considerati molto meno rischiosi rispetto alla cocaina, per E questo esempio. poi ha una ripercussione nelle politiche anche dei vari stati sulla regolamentazione di questo, per Sì, esempio. infatti, tanto è vero che questo documento della Commissione Globale si preoccupa molto di insistere sul fatto che c'è stato un imperialismo praticamente. Loro usano proprio la parola imperialismo, che è notevole, riferita all'America e all'ONU, nel senso che qualunque paese che abbia voluto tentare esperimenti diversi, politiche diverse, diverse strategie, si è trovato e si è scontrato con l'autorizzazione e i controlli di USA e ONU, che praticamente hanno attuato un imperialismo ideologico sul tipo di strategie da attuare, mentre invece loro sostengono, la Commissione Globale, giustamente, secondo me, che ogni paese avrebbe diritto comunque a tentare una serie di esperimenti che si basino sulle evidenze locali di quel paese, Certo. evidenze generali naturalmente anche, però anche rispetto a tutte quelle che sono le specifiche di ogni paese, a seconda anche se il paese è un paese di transito di droga o è un paese di consumo o è un paese di produzione, perché ogni paese poi ha la sua specificità. Per cui poi, a parte tutto questo discorso in cui loro appunto si lamentano molto di questo fatto che non c'è indipendenza da parte delle nazioni nel poter attuare strategie particolari, ma bisogna sempre riferirsi all'ONU e all'America, all'interno di questo poi loro citano queste discrepanze fra livello di repressione e livello di danno, che mi sembra in qualche modo introduca un po' l'argomento di cui mi hai accennato te prima,
che era quello invece di come vengono percepite poi dai media, sì, giusto? Sì, in realtà è uno studio che ho trovato su un sito che adesso metto anche qui nella chat, così se qualcuno vuole divertirsi a guardarlo. È un sito fatto molto bene che si chiama Information is Beautiful. E la cosa interessante, praticamente quello che cercano di fare è di riportare dati e informazioni in un modo che sia graficamente e anche mediaticamente su internet accattivante, nel senso senza stare a pubblicare dossier troppo lunghi, ma è molto divulgativo. C'è questo articolo interessante che ho adesso linkato in chat, che riguarda i media inglesi in particolare. Ed è uno studio del 2008, del 2009, che però secondo me ci permette comunque di fare una riflessione più ampia, e riporta praticamente su tre colonne le diverse sostanze in ordine dall'eroina, in ordine di numero di morti. Si parla di sostanze illegali? Legali e illegali. Comunque di sostanze legali e illegali, quindi come questo, ok? Sì, è interessante perché nell'elenco mette anche l'alcol e gli antidepressivi, visto che ne parlavamo prima. E quindi mette in una colonna una palla col numero di persone decedute per abuso di quella sostanza. Avvelenamento, lui lo chiama avvelenamento. Certo, infatti questo è il nome tecnico, è questo. È molto interessante anche il fatto che il sito, secondo me, dimostra che ragiona in un modo abbastanza neutro, comunque interessante. E un'altra colonna mette un'altra palla, la cui dimensione varia, che è i press reports, cioè quante volte quante di quelle morti sono state riportate nei media. Certo. È interessante perché si vede a seconda, vi faccio un esempio, eroina e morfina, c'è una palla grande che indica un numero di morti di 897. Sono dati del 2008. Questo in Inghilterra? Sì, 2008 relativi all'Inghilterra. Tanti? Sì, parecchi. Veramente tanti? In Italia sono 500. Sono 897 nel 2008 e mette un'altra pallina più piccola nella colonna di fianco ed è 83 di queste sono state riportate dai media. Ok, un 8%. Il 9%, cioè la terza colonna è la percentuale, 9%. Passiamo all'alcol e mette 685 morti e numero di quelli riportati dai media 14, quindi vuol dire il 2%. È strana questa cosa, perché in Italia vengono stimati, mi sembra, intorno ai 20.000 morti per alcol all'anno. Bisogna vedere se... adesso i dati... Qui parla di abuso, cioè di overdose molto probabilmente, non parlano di cronicità, dell'alcolismo cronico, parlano di abuso, di morti per overdose, di alcol praticamente. Sì, io credo che sia, adesso sarebbe da verificare, però è direttamente correlata all'uso di alcol, quindi può essere coma etilico, piuttosto, cioè mi immagino... Un coma etilico, certo. Per dire, ed è il 14%, quindi il 2%. Antidepressivi, visto che li citavi, 381, 19 menzioni nei media, quindi vuol dire il 5%. Il dato più onesto direi che è quello dell'ecstasy, che è 44% di morti, 44 morti, 47 menzioni, a parte che c'è questa strana superamento, però vuol dire il 106%, quindi vuol dire che ogni molto volta... Molto probabilmente sono state attribuite all'estasi delle morti che in realtà non erano per estasi. Questo potrebbe essere, o magari sono notizie di altri paesi. Tra l'altro ti dirò che io so, almeno questo non sono espertissima, però so che mi hanno detto più volte che l'estasi di per sé, se fosse l'estasi quella pura, ora non mi ricordo il nome scientifico, non uccide nessuno. Molto probabilmente sono morti da taglio in qualche modo, cioè quelli si chiamano morti da taglio. Poi io non so, qui ovviamente un... che hanno comprato delle pasticche che pensavano fosse estasi, in realtà poi c'era un monte di altra roba dentro, no, e l'hanno mescolata con altre cose. Sono riportati solo in termini numerici, quindi poi non so la qualità, cioè non c'è uno studio sulla qualità del report, però era interessante ragionare sulla contrapposizione. E adesso vedo in chat Lillo che mi dice, guarda, sto facendo un pezzo sull'Odissea del Rototom Sunsplash, cacciato dall'Italia perché marijuana fa i buchi nel cervello, tra parentesi Giovanardi. E proprio Lillo lancia l'assist sull'ultimo dato di questa cosa che vi stavo presentando, che è proprio la cannabis, dove sono 19 morti, tra l'altro sulla cannabis sappiamo che... No, non ci sono morti per cannabis, mi dispiace, ma no, contesto. Infatti mette
un asterisco, è l'unico dato dove c'è un asterisco che dice cannabis, cioè i morti Mescolata con altre cose. sono, esatto, sono highly questionable, cioè vuol dire, c'è scritto sono, non è un dato sicuro, è un dato altamente No, molto discutibile. probabilmente cannabis mescolata con altre sostanze, perché di cannabis di per sé sì, e per esempio come negli anni 70 succedeva in Italia che si diceva sì, è morto qualcuno, certo, c'è stata una persona a Firenze, per esempio, che ha sciolto dell'hashish nell'acqua e se l'è iniettata in vena, chiaramente è morto. Cioè, però questi Certo. sono proprio casi estremi perché non si possono citare come molto probabilmente queste qua sono morti. Che sono stati Attribuite. ritrovati, che ai test dimostravano una positività sia ai cannabinoidi che anche a altre sostanze. O magari Ma sono morti di altre cose, però, dimmi. la cosa Dimmi, dimmi. inquietante è, alla luce proprio di questo ragionamento che tu fai, cioè del fatto che non solo sono dati relativi e magari legati ad altro. La cosa inquietante è che però su 19, diciamo, morti ipotizzabili, avvicinabili alla Tutti sui cannabis, giornali. sono 92 report giornalistici, che vuol dire il Wow. 284%. E quindi Wow. se compariamo con quello che abbiamo detto prima sugli antidepressivi, No, no, sull'eroina, certo. eccetera, l'alcol, è È impressionante il un fatto terrorismo. che è terrorismo, è È terrorismo. proprio terrorismo che viene fatto proprio sulla cannabis specificamente, su questo non c'è alcun dubbio. Proprio è una cosa. Ed è interessante il fatto che, cioè, volevo condividere appunto con te e con gli altri questo grafico, perché secondo me può essere uno strumento molto utile nel caso in cui uno voglia ragionare sui dati e sui numeri per capire e visivamente con queste palle è molto chiaro quanto davvero appunto si crea terrorismo sulla questione sull'uso, sul consumo, sull'abuso delle sostanze e quanto i media giocano un ruolo anche in qualche modo nell'agenda setting delle politiche, o comunque, o non so se seguono o causano, ma sta di fatto che sono collegate. Ora, io Sei. Ecco, ci sono, tu Claudia sei sparita dal video, ma ti si sente? abbiamo dei problemi di connessione qui a Parito Radicale. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona perché abbiamo dei problemi di connessione. Strano, però sei tornata, cioè Strano. ti Ci si vede sono sta. come dei difetti di comunicazione, appena appena, cioè una cosa proprio leggera, leggera, leggera. Senti, ma Dimmi. su questa riflessione sui media ti passo il secondo argomento che mi dicevi che Vai. volevi, che era il discorso appunto a proposito di media e di pressing sulle politiche, cioè questo caso della relazione sulle tossicodipendenze Certo, del Ministero della Salute che sì. è improvvisamente uscito allo scoperto. Se vuoi, magari. Sì, è improvvisamente uscito allo scoperto, allora c'è stato un comunicato prima di senatore Marco Perduca e di Giulio Manfredi dell'Associazione Aglietta di Torino, i quali hanno sollecitato giustamente, ben giustamente, hanno sollecitato Giovanardi a produrre questo documento che erano giorni e giorni, se non sbaglio, erano mesi addirittura che doveva uscire, era annunciato. Però non era stato messo online e non era fruibile per il pubblico. E poi c'è stata immediatamente la risposta del Dipartimento Politica Antidroghe che ha messo immediatamente questo report online, tant'è vero che hanno potuto emettere un secondo comunicato per Duca e Manfredi dicendo basta che noi facciamo un comunicato e lui subito. E devo dire che in realtà questa è una cosa che il Dipartimento Politica Antidroghe, non dico personalmente Giovanardi o Serpelloni, però tutto l'entourage, insomma, della struttura, è un atteggiamento che ho notato molte volte, sono molto reattivi, cioè non hanno un atteggiamento strategico di aspettare, capire, comprendere, sono molto reattivi a quello che noi antiproibizionisti mettiamo online, non appena noi ci manifestiamo, loro immediatamente hanno delle risposte in ogni caso e a volte anche esagerate, nel senso che poi fanno un po' sono controproducenti anche al limite. Però in questo caso comunque abbiamo avuto finalmente questo report online, il quale come sempre naturalmente è pieno di inesattezze, come sempre naturalmente si continua con questa pazzia totale che è l'equiparazione delle droghe pesanti alle droghe leggere. E su questo purtroppo tocca insistere, perché per me sarebbe anche inutile insistere, perché è talmente evidente che poi all'interno del discorso antiproibizionista c'è questo fatto che comunque quando si parla di canapa si parla di una cosa completamente diversa e completamente a parte da tutte le altre sostanze. Per esempio, qui vediamo anche in questo diciamo, confronto che ti dicevo prima che la cannabis è calcolata come molto pericolosa dalle convenzioni ONU, mentre Sì. invece dagli scienziati, da chiunque poi si interessi dell'argomento, è considerata invece a un livello di rischio molto più basso. Tanto Ci sono che soltanto.
Dimmi. inutile dire il discorso della cannabis terapeutica, cioè valga come dimostrazione di questo il fatto che la cannabis viene usata anche in modo terapeutico e quindi vuol dire che... Sì, ti dirò, quello sarebbe anche un discorso a doppio taglio, nel senso che anche l'oppio, per carità, cioè ci mancherebbe, anche Certo. l'eroina, per fortuna, grazie a Dio, anche la morfina, abbiamo la morfina che è stata inventata inizialmente dalla Bayer proprio per lo scopo terapeutico, perché per fortuna che l'abbiamo scoperta, perché comunque l'uomo ha diritto a vivere senza dolore e noi, come tante volte ho detto, possiamo soltanto immaginare cosa fosse la vita prima che arrivasse la morfina. Perché Certo. oggi tutti poi siamo pronti a sputare addosso la morfina e l'eroina, però quando abbiamo dei forti dolori e veramente dei ricoveri in ospedale per cose che producono un livello di dolore molto alto, siamo tutti molto felici di avere la morfina, perché alla fine poi levare il dolore è ben un diritto dell'uomo, un'aspirazione legittima. Certo. Direi, ci mancherebbe altro. E, però vedi come comunque un farmaco può essere anche pericoloso a seconda della dose che si assume. Ecco, la cannabis è un caso particolare, perché la canapa proprio, la dose letale è tipo 40.000 volte la dose che si assume, mentre la dose di, mettiamo la cocaina con un grammo e mezzo tu puoi già morire di overdose, praticamente. La cannabis, per riuscire a morire, ci vuole una quantità che non riesci nemmeno a assumerla. Ci Sì. vorrebbe un principio sintetico estratto da iniettare endovena col quale tutti facessero overdose per riuscire a morire, perché al momento non esiste possibilità di fare un'overdose, non c'è verso. Loro hanno provato con esperimenti scientifici, nei quali poi naturalmente sugli animali, poi vengono oltretutto anche sulla sperimentazione animale, c'è tante cose da dire, però vengono uccisi conigli e cani per dimostrare che poi con una dose 40.000 volte superiore a quella che tu puoi assumere con un singolo spinello, con una singola, diciamo, assunzione, in realtà si può morire. Però tra le sostanze al mondo che ha la dose letale è più alta, per cui è proprio un caso completamente, completamente diverso. Per esempio, vediamo qua che l'LSD, un altro esempio, considerato molto pericoloso dalle convenzioni ONU, peraltro ti dirò, considerato meno pericoloso da la legislazione olandese, che comunque permette l'uso dei funghi, che non sono LSD, però ci assomigliano molto. Comunque Certo. ha un livello poi di pericolosità effettiva identico a quello del Ritalin. Ritalin, sai che cos'è? È quel Cos'è uno farmaco che danno psico? ai bambini iperattivi. Ah, sì. Il Ritalin è il farmaco per i bambini iperattivi, che in America è ampiamente usato e dato, mentre in Italia ancora per fortuna è proibito dai bambini o comunque richiede una serie di autorizzazioni molto difficili, non è soggetto a controllo internazionale. Per non parlare del tabacco, visto che stiamo anche fumando diverse sigarette, ecco, esatto, che non è soggetto a controllo internazionale, ma ha un livello di rischio praticamente identico a quello dell'alcol, a quello della chetamina e a quello delle benzodiazepine. Cioè, se facciamo l'esempio del tabacco, per esempio, veramente siamo proprio in piena contraddizione, Anche perché il perché tabacco muoiono come 70.000 persone l'anno in Italia per conseguenze del fumo di sigaretta, non per overdose, perché nessuno mai si fa l'overdose di tabacco, perché non è, magari si, cioè non è ipotizzabile, uno potrebbe farsi un'overdose, farsi una puntura di una pera d'eroina, di nicotina, ma insomma non esiste questa possibilità, non è per overdose, però sono le conseguenze comunque dell'uso cronico, della dipendenza cronica dal tabacco, non è soggetto a controllo internazionale, viene venduto in Italia al regime di monopolio di Stato. E ne muoiono dalle 70 alle 80.000 persone l'anno, secondo le stime proprio del Ministero della Sanità, quindi secondo le stime ufficiali. Non solo, ma il servizio sanitario paga le spese di quelli che sono in ospedale perché hanno un tumore al polmone grazie al fatto che hanno fumato tutta la vita. Per cui si vede anche un atteggiamento diverso della società, no? Per cui Tra te l'altro, che secondo sei un me... drogato puoi morire, per te non si spende niente. Te che sei un drogato di nicotina invece vieni non solo incoraggiato nel tuo vizio, e blandito e comunque viene accettato in ogni caso, ma per di più c'hai anche le spese pagate e mi dicono anche che poi, non so se ne abbiamo già parlato, però i terrazzini degli ospedali, dei reparti oncologici polmoni, cioè proprio quelli dove finiscono i tossicodipendenti da tabacco, sono pieni di cicche, perché queste persone, nonostante che abbiano un tumore, nonostante che siano lì dentro per questo, continuano ad andare in terrazza a fumarsi le sigarette. E noi Certo. continuiamo a pagare per guarirli e per curarli. E Tra se l'altro, questa non è dipendenza, cos'è dipendenza, insomma? secondo me il discorso del tabacco si presta anche al nostro ragionamento per il fatto che
è l'emblema di parecchie sostanze, cioè il fatto che il tabacco è una pianta che a seconda dell'uso che se ne fa ha delle conseguenze di vario tipo e quindi che non è che di per sé noi si dice. Cioè, è interessante, mi ricordo che Donatella Poretti aveva fatto una proposta di legge a suo tempo in Certo, Parlamento, qualcosa del genere, che era. vietare anche il tabacco e l'alcol. Sì, cioè, se proprio bisogna fare i proibizionisti, allora lo si faccia con tutto, quindi compreso il tabacco, per esempio. Cioè, Esatto, lì. è quello che io ho scritto a Serpelloni, che ho chiesto immediatamente una legislazione che proibisse la coltivazione della vite, del tabacco e di tutte quelle piante che permettono poi di ricavare l'alcol, che sono infinite, perché si va dalle piante da frutta, perché Dal da tutta la frutta mirto. si può ricavare l'alcol, dalle patate. Si può ricavare l'alcol, cioè volendo uno si fa Certo. un campo di patate e ci fa una droga poi alla fine, per cui l'assurdo di vietare la coltivazione della canapa, allora vietami anche la coltivazione della patata, perché se voglio ci faccio la droga anche della patata, insomma, cioè è una Tra cosa l'altro, cioè, proprio... ti lancio una questione dalla chat, se vuoi approfondire, che è il Sì, fatto dai. ci riporta nel fatto che Lillo, che sta facendo appunto questo reportage sul Rototom Festival, dice che l'Italia è il paese col più alto tasso di consumatori di cannabis in Europa, l'Olanda, dove invece è legale, è il 15° paese per numero di consumatori. Inoltre c'è un altro spunto dalla chat che è Benne Ragazzi, che dice: le droghe esistono dal tempo degli Egizi, Ramsete IV usava coca, ricordiamolo, bisogna legalizzare per ridurre i danni, la droga esisterà sempre. Ma certo, ma poi quello che è sottolineato spessissimo in questo rapporto della Commissione Globale è che non è assolutamente vero niente, cioè nei paesi dove le legislazioni sono più repressive non c'è un minor consumo di droga, anzi, casomai, a volte è maggiore, a volte comunque è lo stesso, per cui non ha assolutamente influenza il fatto di reprimerlo a livello giudiziario, a livello di forze dell'ordine e di applicazione della legge. Non ha nessun effetto se non qualche volta in negativo su quella che è la propensione al consumo della popolazione. E infatti si vede dal fatto che l'Italia, comunque, sai, l'Olanda chiaramente gli è venuta anche a noia a forza di vedere tutta questa gente che viene da tutta l'Europa a farsi le canne a Amsterdam. Chiaramente agli olandesi gli è venuta anche a noia, gli è venuto proprio un riflesso quasi di snob, cioè di dire ma che schifo, insomma. Per cui. Certo. Lo riservano, almeno a quello che mi raccontava un amico olandese, riservato delle serate speciali, la festa di laurea, l'addio al celibato, cioè riservato delle occasioni particolari in cui lì c'è tinsanire e allora si fuma tutti e si va nei coffee shop, se no l'olandese medio non ci pensa nemmeno a mescolarsi con la feccia, secondo loro, che viene da tutta l'Europa il sabato sera a fumarsi le canne a Amsterdam, no? Perché proprio non, ormai la vive come una cosa... Una cosa riservata ai turisti Certo, un praticamente. Luna Park, cioè l'effetto Luna Park alla fine si Fra crea. l'altro, sul tabacco è interessante, mi è tornato in mente adesso il discorso che facevi sul tipo di tabacco e sulle assunzioni, perché il tabacco originariamente era una pianta ben diversa. La pianta dalla quale oggi si ricava il tabacco da sigarette è una pianta geneticamente modificata, ben diversa dalla nicotiana originaria. Che era una pianta altamente allucinogena, tant'è vero che veniva usata dagli sciamani proprio nelle cerimonie sciamaniche per entrare in contatto col mondo degli spiriti. E talmente era nauseante e schifosa che la fumavano i primi anni di attività gli sciamani. Poi, dopodiché, addirittura arrivavano a farsela per clistere, tra l'altro utilizzando dei metodi assolutamente rudimentali perché facevano i clistere con le vesciche di cervo, con le ossa del femore bucate, cioè facevano degli strumenti apposta. Per riuscire ad assumere questo tabacco che altrimenti era fortissimo ed era assolutamente rovinava i polmoni e lo stomaco, e una pianta completamente diversa da quella dalla quale oggi viene tirato fuori il tabacco, che conserva alcune qualità di quella originaria, per cui comunque dà un certo tipo di dipendenza, perché la nicotina dà dipendenza naturalmente. Però non ha la forza di sballo, diciamo, di quello che era il tabacco originario, che era una pianta che addirittura assunta. Dava luogo a delle cerimonie sciamaniche di contatto col mondo degli dèi, per cui è una cosa molto molto più potente di quella che oggi noi conosciamo. Diciamo, è proprio un esempio di come una pianta è stata presa dalla natura e modificata nel corso dei secoli, nel corso degli anni, a scopo di business, perché poi è un grandissimo business internazionale il tabacco, perché in tutto il mondo si fuma tabacco, è una dipendenza molto grossa, anche perché è una dipendenza particolare che si instaura in modo particolare rispetto alle altre sostanze.
che ha un effetto molto breve, per cui dopo mezz'ora già sei in calo praticamente. Il calo dell'astinenza della nicotina rispetto a altre sostanze ha dei Molto tempi più. brevissimi, per cui dopo Certo. mezz'ora tu già hai bisogno, cioè hai l'addiction, la Potresti, hai la certo. dipendenza ed hai bisogno di riaccenderti in un'altra per tenere alto il livello comunque di nicotina nel corpo. E tutti sappiamo quanto è difficile smettere di fumare, perché chiunque fuma sa quanto è difficile, e se non addirittura delle volte impossibile, smettere di fumare, se non grazie a dei grossissimi sforzi di volontà, perché è una dipendenza molto particolare, molto, molto psichica, però anche fisica. E diciamo che è proprio un esempio di come poi alla fine tutti questi tipi di sostanze sono entrate in una logica di marketing, cioè non sono più usate a scopo rituale come erano usate un tempo, nei secoli passati, che Certo. principalmente erano usate a scopo rituale, appunto, a scopo spirituale, a tutti gli altri scopi. È entrata piano piano una lobby internazionale che la usa veramente per ricavarci una montagna di quattrini sopra. Il tabacco è un caso particolare proprio di droga, non soggetta a controllo, perché in realtà non è soggetta a controllo. È Certo. ammessa, è assolutamente tollerata, è addirittura pagata dal Servizio Sanitario Nazionale, sono pagati i danni rispetto a questa sostanza. A tutti gli effetti è una droga quanto Senza contare le altre. la quantità, si vede nell'incremento del prezzo delle sigarette costante la quantità di tasse che lo Stato gli Accendo una tassa. sigaretta, eh? Vai, si vede, ma si vede il click. No, è interessante anche il fatto che di quanto le tasse vengono, le sigarette ogni anno aumentano adesso più o meno di una decina di centesimi quasi all'anno. Eh certo, no, no, anche di più, perché adesso sono andato a comprare delle sigarette che costavano 4,10 e costano 4,60, cioè altro che 10 centesimi. D'altra parte è un bene voluttuario, per cui giustamente può aumentare, ci mancherebbe. Prima di Certo. aumentare il pane è meglio che aumentino le sigarette, per carità, figuriamoci. Però è Certo. proprio un esempio della contraddizione proprio intrinseca nelle convenzioni ONU sulle sostanze stupefacenti. Perché il tabacco è veramente una cosa che ti dimostra come il discorso non è affatto razionale né scientifico, ma è da una parte ideologico e da una parte un discorso proprio di marketing, di business, perché poi ci vengono fatti sopra una montagna di soldi, sia attraverso le droghe legali, tipo il tabacco e l'alcol, vengono fatte una montagna di soldi da una parte, sia attraverso quelle illegali dall'altra, si creano degli imperi economici enormi, veramente. Certo, tra l'altro su questo io volevo segnalare, un po' collegato anche a quello che stiamo facendo, cioè questa informazione in più sul tema delle sostanze. Ho visto che sul sito di Radicali Italiani c'è una bella campagna che non so quanto sia stata, quanto sia stata data visibilità, che è quella chiamata Informerai. Che è una Certo. campagna nei confronti di presente un invio di mail alla Agicom. Non proprio delle mail, ma delle, adesso vi dico che cosa, sono Delle dei modi, denunce. sì, sono delle denunce da Sono delle inviare. denunce in cui i cittadini reclamano il loro diritto ad essere informati su temi di interesse generale E io sui metto quali il link, vorrebbe esatto, su quali vorrebbero che fosse fatta una informazione. formazione più approfondita. Io adesso metto qui in chat il link, perché è interessante, perché sono sia una denuncia generale, se no delle denunce tematiche, e tra i vari temi proposti c'è proprio quello delle politiche sulle droghe. E Quindi certo. chi è in ascolto, se ha voglia, si tratta di scompilare il modulo e inviarlo alla Agcom. Secondo me può essere una modalità per fare un po' di pressione, anche perché su questo, come su altri temi, la RAI, in quanto servizio pubblico, faccia un'informazione che non è, a parte che non è informazione di solito, ma sono proprio dei discorsi che, una volta che si dati alla mano numeri, statistiche, storia di certe sostanze, anche la conoscenza e l'uso delle droghe può essere fatto in un modo diverso. Certo, l'informazione infatti è l'arma non violenta dell'antiproibizionismo, che si contrappone a armi violente naturalmente. Fra le armi non violente esiste naturalmente l'informazione, ed è fondamentale. Sulla televisione italiana purtroppo noi abbiamo visto molto poco rispetto alle droghe. Quello che io ho visto, almeno magari se volete segnalarmi altre cose, io ho visto un'intervista a Giovanardi confrontato con Ilaria Cucchi, che veramente Giovanardi ha fatto una figura pessima, ha fatto proprio schifo, e dopo ho visto una trasmissione di Matrix dedicata alle droghe, che praticamente ha visto il monopolio di Andrea Muccioli, di Serpelloni,
le interviste che invece erano fatte alle voci, diciamo, un po' fuori da quest'ottica sono state tagliate e rimaneggiate, non sono andate, perché io ho parlato poi con quelli che l'avevano fatte queste interviste, e le interviste agli antiproibizionisti, tra virgolette, sono andate tutte rimaneggiate, tagliate, confuse, e non è stato possibile comunque confrontare una tesi con l'altra. Rispetto a quella di Giovanardi con Ilaria Cucchi, il confronto è stato veramente una cosa vergognosa, perché Giovanardi praticamente ha sostenuto che un drogato, un tossicodipendente, è una persona a rischio di per sé, per cui è normale che muoia quando si trova a essere preso dalle forze dell'ordine, perché essendo una persona a rischio è una cosa che gli può succedere normalmente. Cioè, è un ragionamento che lui ha fatto, che è demenziale del tutto, che è praticamente come se uno, perché è tossicodipendente, perdesse ogni diritto umano, civile, politico, ogni tipo di diritto, e gli può succedere, naturalmente, c'è cioè la colpa è sua che si droga, non è mica di chi l'ha picchiato fino a farlo morire. La colpa è Certo. sua che si è drogato, perché poi alla fine bisognerà anche arrivare, oltre al discorso della cannabis, che è importante e che è fondamentale, ma anche a difendere questi disgraziati che alla fine sono dei malati. Quanto è malato quello che ha un tumore al polmone perché fuma il tabacco? Cioè è uguale, non si capisce perché si debba avere un atteggiamento così diverso verso chi dice: poverello, si è ammalato di cancro al polmone, poverino, tutti andare a trovarlo, tutti a compiangere i familiari. E perché non invece del poverello che ha una dipendenza da un'altra sostanza qualsiasi? Alla fine è veramente sconvolgente il ragionamento, perché vedi come i media poi, i media e gli uomini politici riportano, seguono dei pregiudizi proprio nel dare le Tra l'altro, notizie. Dimmi. su questo ti lancio uno spunto sull'attualità, anche qui che viene dalla chat. Lillo dice: se Amy Winehouse fosse morta da noi, avrebbero proibito Sanremo. Gli risponde Ralph, dice: magari proibissero Sanremo, e poi rincara la dose dicendo: Amy vittima di guerra, della guerra alla disinformazione sull'uso di sostanze. Ora, non so se. Ora senti, Amy aveva tutti i miei. Ora io non è che voglio, io per carità, povera Amy, non mi sta certo antipatica, però poverella comunque aveva tutti i mezzi per informarsi. Io penso che al Festival di Sanremo la quantità di cocaina che gira nei giorni di Sanremo credo che sia inestimabile. Questa è una cosa che come pettegolezzo gira sempre nei corridoi, nei retro, nelle cucine, nei retro bottega, insomma, di Sanremo. È sempre girato questo pettegolezzo che però corrisponde anche a una realtà, perché poi dove c'è fumo c'è arrosto. Cioè in realtà Sanremo è un'occasione in cui il mondo dello spettacolo italiano ha un iperconsumo di cocaina spaventoso. Bisognerebbe andare a fargli Rimpatriato, l'analisi amici. Certo. a loro se uno avesse voglia di perseguitare gli altri. Io sinceramente non lo capisco molto quando uno si accanisce contro le persone famose o dello spettacolo perché si drogano anche loro. Cioè io vorrei che non venissero perseguite come vorrei che non venisse perseguito nemmeno l'ultimo poveraccio sulla strada, per cui non me la sento di scagliarmi contro queste cose. Però obiettivamente se vanno a fare il test anticocaina al Festival di Sanremo, ai cantanti, agli spettatori, agli organizzatori, ai tecnici, cioè c'è da aver paura, gli si salta Certo. tutto completamente, perché in realtà questa è la realtà poi, questa è la verità che tutti la sanno, per cui c'è anche un aspetto di ipocrisia che dà molta noia, specialmente ai giovani, giustamente, che vedono proprio, si affacciano al mondo e vedono questo aspetto ipocrita, come è successo per la, come si chiamava quella della trasmissione di Maria De Filippi, la Ah, Buzzolona la chiamo io. la signora, sì, ho Non mi viene capito. in mente il nome, vabbè, anche lei è stata presa con la cocaina e col bilancino in casa. Lei ha detto: ma il bilancino mi serviva per misurare le medicine al mio babbo che è morto da pochi giorni. Cioè, una cosa ridicola, veramente. Se l'avesse detto un poveraccio qualsiasi, lo riempivano di schiaffi e lo mettevano dentro. E lei è stata rilasciata immediatamente perché il bilancino non era assolutamente. Possiamo aprire la Poelcan, Marrazzo, cioè ci sono esempi da. È chiaro che c'è una differenza enorme di valutazione anche rispetto a questi casi di morte. Amy è diventata, ora diventa un mito naturalmente comunque, no? C'è tutta una discussione, il cantante maledetto che muore a 27 anni, a 21 anni, a 22 anni, è pieno di esempi dall'inizio del mondo, insomma, di persone che bruciano la loro vita in questo modo, soltanto che poi come i media e l'opinione pubblica lo valuta e lo assorbe. C'è una differenza enorme perché comunque c'è una forma di rispetto verso il famoso cantante che a 22 anni è morto di overdose, quando il disgraziato poveraccio che ti muore per la strada per la stessa overdose
agli stessi anni, vabbè, è una cosa che non ha nessuna importanza e conta pochissimo. Io ieri, per l'appunto, ho assistito a una scena per caso, per strada, di un ragazzo del Bangladesh abbastanza giovane che era visibilmente alterato e non da alcol, secondo me, perché le pupille erano molto piccole, molto ristrette, e lui era stato alla fermata dell'autobus in Torre Argentina. Allora, l'agente aveva chiamato l'ambulanza, giustamente, perché si vedeva ovviamente che lui era fuori di sé, era Sì. fuori di sé. È arrivata l'ambulanza e sono arrivata nel momento in cui una signorina del servizio pubblico lo stava forzando sulla barella dicendogli: vuoi andare su questa cazzo di barella? Gli stava dicendo, ti vuoi mettere su questa cazzo di barella? Ma con la forza proprio, no? E quando lui cercava di tenerla lontana, si difendeva, lei faceva gesti di grande schifo perché lui la toccava, non mi toccava, gli diceva che schifo, e si puliva la spalla con la mano, no? Poi sono arrivati Tremendo. Due poliziotti che devo dire sono stati abbastanza tolleranti. Io ho temuto che lo portassero via, invece non l'hanno portato via, si sono andati a lasciarlo lì dove era. Alla fine se ne sono andati tutti e il povero Bangladesh è rimasto lì dove era, in preda alla sua non leggera, pesantissima euforia, capito? Cioè, dopo aver subito tutta questa serie di. Poi la ragazza ha raccontato ai poliziotti che lui gli aveva messo le mani addosso, non era vero niente, perché lui in realtà non gli ha messo le mani addosso, perché io c'ero, c'era lei che gli metteva le mani addosso e gli diceva: vuoi andare su questa cazzo di bella? E lui per difendersi la toccava e lei si schifava e si puliva, capito? Cioè, una cosa proprio. Allora, questa è da una parte è la realtà che subisce una persona qualsiasi che viene trovata in stato di alterazione per la strada. Dall'altra c'è Amy, ma anche tantissimi altri esempi che comunque sono visti con un'altra ottica, perché c'è poco da fare, il pregiudizio è forte, il pregiudizio rispetto a questi argomenti, il luogo comune è fortissimo, e questa è anche un'altra cosa sulla quale si focalizza l'attenzione del rapporto della Commissione globale, cioè di quanto sia importante che gli uomini politici escano allo scoperto nel dire chiaramente ciò che pensano davvero, cioè quello che dicono quando sono in privato. Dovrebbero dirlo anche in pubblico, invece in pubblico poi si fanno loro stessi aderenti ai luoghi comuni, al conformismo e diffondono, contribuiscono a diffondere e rafforzare una serie di pregiudizi enormi su quella che è la droga, sui mercati della droga, sugli effetti della droga, alla Certo, fine. certo. E secondo me un altro elemento, per stare sempre sul discorso famosi e non famosi, è sicuramente anche la qualità e la differenza di sostanze a cui si ha È accesso a certo. quantità di denaro diversi. E quindi, cioè, probabilmente Amy Winehouse sarebbe morta lo stesso, cioè non è una questione di qualità delle sostanze, anche perché da quel poco che ho letto si tratta di un policonsumo, cioè un discorso molto, molto diverso. Ma secondo me è un suicidio quello di Amy, è un suicidio, come del resto sono suicidi anche quelli dei ragazzi che muoiono il sabato sera. Io li chiamo suicidi perché un ragazzo di 20 anni quando va a 180 all'ora contromano in una curva lo sa benissimo quello che sta facendo, non è che non lo sa. Per cui sono forme di suicidio in qualche modo, così come una forma di suicidio quella di Amy, cioè lui lo sapeva benissimo, era entrata e uscita dalle cliniche, per cui era bene al corrente. Certo, ma tante altre forme invece di overdose più, diciamo, tradizionale sono invece spesso legate a come è tagliata la sostanza, al Certo, discorso del è mercato certo. illegale, al discorso economico, e quindi questo è un altro discorso in cui secondo me il ragionamento sul consumo si fa poi un ragionamento anche di classe in qualche modo, nel senso. No, il ragionamento di classe senza dubbio è presente ed è fortissimo, un po' per la qualità della sostanza che tu riesci a avere, perché sicuramente quando si dice che in Europa la cocaina, per esempio, è pure al 40% in media. Questo vuol dire che negli uffici del Parlamento di Montecitorio, del Senato, perché così è, abbiamo avuto il caso di Miccichè, che poi per carità non è stato condannato e quindi non si può dire niente, però se la faceva portare fino dentro gli uffici del Parlamento e sicuramente quella era pura, diciamo, al 60-70, per cui dall'altra parte abbiamo invece quella pura al 20, che è quella che viene data al popolo, capito? Che poi alla fine questo 20 è di cocaina, l'altro 80 di che cos'è? Boh. Può essere di sostanza neutra, mannite, taglio qualsiasi, che alla fine ti può far venire una diarrea, ma niente di grave, come può essere stricnina, sostanze ben più pericolose che poi ti producono un'overdose dove non è suicidio, come dici te,
però è veramente una conseguenza del proibizionismo e del fatto che nel proibizionismo le sostanze vendute non sono controllate, non hanno etichetta e non hai idea di quello che poi alla fine te vai a assumere. È importante poi anche risalire, come dicono anche nel rapporto della Commissione globale e come diceva anche Pasolini negli anni 70, cioè questo è un discorso fondamentale, anche risalire alle radici del perché poi una persona decide invece che fare un uso tranquillo, personale, privato, ludico veramente per divertirsi di droghe. Deve arrivare invece al punto di farsi del male, perché poi non conosciamo nessuno che si fa un'overdose di funghi velenosi, no? Cioè, è una cosa un po' Certo. assurda. Evidentemente ci deve essere un meccanismo, perché spontaneamente nessuna persona va a intossicarsi e a morire per aver assunto delle sostanze che tutti sentiamo che sono velenose, tipo appunto i funghi velenosi, che ne so, l'oleandro, il ricino, ci sono tantissime sostanze in natura che sono velenose. Nessuno si beve l'acido muriatico, se non quelli che veramente si vogliono uccidere, no? Certo. Per cui Senti, è un po' scuro, dimmi. Oh, abbiamo in chat americano che fa domande. andiamo Come americano. Che io finché non so chi è non mi do pace, perché lui si è venuto a tagliare il 2011. Se lui ha letto la mailing list padronale, vuol dire che lui è uno che conosciamo. Allora io non ho pace finché non so chi è, mi va? Dai, dispiace. c'è da Che dire, vuole da noi americano? faccio l'avvocato del diavolo, ma c'è da dire che la mailing list padronale, come la chiami te, è anche, la si scova anche su, se uno sa che esiste, la può andare a leggere, È perché in realtà. pubblica, è vero, è pubblica. Sì, vabbè, ma insomma, vabbè, vai. Che dice Buio. americano? Allora, l'americano dice: rifaccio la domanda della volta scorsa, la risposta non mi aveva convinto. Perché la legalizzazione risolverebbe, attenuerebbe il problema? Perché la si venderebbe controllata in farmacia? E da chi la si venderebbe in farmacia? E a chi la si venderebbe in farmacia? È questo il punto. Vuoi iniziare tu con Allora, una domanda? dunque, non si tratta di avere la verità rivelata da dare né americano né ai tossicodipendenti né ai narcotrafficanti. Io non ho nessuna verità rivelata. Io, come e insieme a me, per fortuna, finalmente, autorevolissimi personaggi mondiali della Commissione globale, che meno male che sono arrivati, perché sennò sembra sempre che dicono i fattoni queste cose, invece no, sono cose fondamentali, serie e scientifiche. Solamente sostengono e sosteniamo, io sostengo che sarebbe l'ora di cominciare a sperimentare in maniera diversa, a seguire alcuni esperimenti che sono stati fatti in alcune nazioni, Svizzera, Portogallo, Spagna stessa, Cecoslovacchia, ci sono, vabbè, non è più Cecoslovacchia, Repubblica Ceca, scusa, ci sono diverse sperimentazioni fatte in diversi paesi, anche sulle droghe pesanti, che hanno portato come effetto una diminuzione del consumo, una diminuzione delle morti, una diminuzione della criminalità correlata. E allora Certo. perché no sperimentarle? Nessuno dice che da domani noi bisogna andare in farmacia né all'edicola a comprarsi le bustine d'eroina. Si dice unicamente, visto che abbiamo delle evidenze scientifiche, perché l'evidenza nelle scienze umane è come l'esperimento scientifico nelle scienze Certo, mi sto nelle scienze confondendo col scientifiche. linguaggio, però penso che tu mi abbia capito quello che voglio dire, anche americano spero che abbia capito l'evidenza sociale di una cosa, cioè se un esperimento viene fatto in una nazione e funziona per quello che è lo scopo comune a noi proibizionisti, in teoria, è quello di abolire i danni legati all'abuso e alla dipendenza e ai comportamenti problematici legati all'uso di droghe. Solo questo, se non sbaglio, lo scopo comune a tutte e due le categorie proibizionisti e antiproibizionisti in teoria, no? Per Certo. cui, se noi abbiamo degli esperimenti che ci dimostrano degli ottimi risultati con delle strategie, non dico antiproibizioniste, ma di maggiore tolleranza e di maggiore attenzione soprattutto all'aspetto sanitario e non a quello legale, visto che abbiamo queste cose che hanno funzionato, perché non sperimentarle anche in altre nazioni? Perché non approfondire questo esperimento e accanirsi continuando a reprimerlo attraverso un sistema di polizia, attraverso un sistema legale? Questo è semplicemente il discorso, caro americano, ma poi l'ha capito benissimo, perché secondo me lui l'ha capito benissimo e ci provoca, spingendoci giustamente, e anche lo ringrazio, a dare delle risposte perché è bene che vengano date. Allora, Certo. se in Svizzera la popolazione dopo 15 anni di esperimento ha votato a favore della continuazione della somministrazione dell'eroina controllata, che viene data in strutture sanitarie ai tossicodipendenti e basta, e questo ha visto il diminuire di nuovi tossicodipendenti, praticamente non ce n'è quasi più. E
e quelli vecchi ormai cronici sono comunque controllati, schedati, sotto controllo, non hanno più bisogno di ricorrere ai furti o a altri tipi di crimini per procurarsi soldi per la dose, per cui il problema principale, che era quello di risolvere il problema dei tossicodipendenti dall'eroina, è risolto. Allora, per cosa aspettiamo? Cosa aspettiamo a mettere in atto anche in altri paesi? Per quale motivo dobbiamo avere una convenzione unica che in tutto il mondo ci impedisce addirittura di sperimentare? Di sperimentare, ma l'intelligenza umana potrà sperimentare delle soluzioni diverse. Dopo 50 anni di questa cazzo di strategia, che ha visto gli effetti che ha visto, c'è cioè di un peggioramento totale della situazione: aumento del consumo, aumento delle morti, aumento della corruzione politica, aumento della violenza. Cioè, le conseguenze della war on drugs sono disastrose da ogni punto di vista. Mentre alcuni piccoli esperimenti locali dimostrano che ci sono delle vie alternative da sperimentare. Allora, perché non sperimentare? Alla fine la Commissione globale, di fronte a una documentazione enorme, perché veramente io quasi pronta la traduzione, mi mancano 2 pagine, stanotte la finisco e ve la regalo a tutti, perché è un documento fantastico che veramente mi sembra di averlo scritto a me, di averlo scritto a noi radicali, proprio perché, perfetto, a fronte di una documentazione massiccia, chiede unicamente la possibilità di sperimentare, si limita a un obiettivo minimale, si chiede perché non ci permettete di sperimentare in delle singole nazioni delle strategie diverse che hanno dimostrato essere positive? Cioè, americano, rispondimi a questo punto perché io penso che tu non abbia più nulla da Senti, rispondermi. credo che il nostro tempo stia scadendo. Ti volevo fare una domanda che magari hai già spiegato all'inizio della nuova serie della leggera euforia. E la domanda è: Forse no. questo documento della Global Commission, perché lo Yes. stai traducendo te, nel senso, perché non esiste in italiano? Allora, esiste in inglese e in spagnolo ed è su queste 2 versioni perché la Global Commission sta formata principalmente inizialmente dai 3 ex presidenti sudamericani che 3 anni fa hanno lanciato un appello a tutto il mondo in questa direzione. Poi hanno fatto un'associazione che si chiama Droga e Democrazia, mettendo bene in rilievo il collegamento fra il proibizionismo e la mancanza di democrazia, cosa che mi ha riempito di gioia perché andavano proprio a dimostrare un aspetto sul quale io mi stavo focalizzando nelle mie relazioni e nei miei studi, cioè proprio anche nel collegamento quanto l'antiproibizionismo sia un fatto di democrazia e non violenza rispetto al proibizionismo, che è un fatto autoritario di violenza e di mancanza di democrazia. Dopodiché hanno fatto questo documento e loro l'hanno prodotto in inglese e in spagnolo. Allora, al momento in italiano non c'è. Stanotte, io spero, o al massimo da domattina, esiste in italiano perché Claudia Sterzi ha gratis per tutti voi l'ha Claudia Sterzi, che lo ricordiamo, segretaria dell'ARA, cioè l'associazione radicante pubblicista, quindi ha tradotto. No, non gratis. sono più segretaria dell'area, non sono più segretaria dell'area, non sono più niente. Mi sono persa questo passaggio. Abbiamo fatto un'assemblea adesso di recente, finalmente ho convocato un'assemblea perché era tanto che non veniva convocata. Io ho proposto lo scioglimento deciso perché non me la sento, per una serie di motivi che se vuoi, ho fatto un intervento di 56 minuti a braccio, voglio dire, mica poco, nel quale ho spiegato perché mi dimettevo e ho fatto anche una mozione di scioglimento con l'unica sopravvivenza di un'azione virtuale su internet. E i miei iscritti mi hanno votato contro, hanno fatto un'altra mozione nella quale hanno composto un gruppo operativo che però al momento ancora non è attivo, per cui io aspetto che si metta in attività e hanno decretato il no scioglimento, però al momento l'ARA è comandata, diciamo tra virgolette, da un gruppo operativo che è composto da una dozzina di persone, per cui non sono più la segretaria diretta dell'ARA a questo punto. Ho capito. Ho lasciato questa responsabilità. A un comitato, ottima scelta. Che sì, hanno fatto una mozione per comporlo e questa mozione ha vinto rispetto alla mia, quindi io sono stata anche molto contenta perché è un segnale che i miei iscritti comunque hanno recepito. Cioè, da una parte il segnale mio è anche agli iscritti, dire sono 3 anni che comunque qua si fa one man band, cioè che sono soltanto io che mi impegno, scrivo, faccio, convoco le direzioni, non viene nessuno, convoco i congressi, non viene nessuno, cioè. A un certo punto basta, prendetevi anche delle responsabilità voi se veramente vi interessa l'antiproibizionismo. E i miei iscritti hanno reagito molto bene perché comunque sono stati in grado di fare una mozione contro la mia e vincerla. Per cui io li ringrazio molto e spero anche che molto presto riescano poi veramente a mettere in opera questo gruppo
il che non vuol dire assolutamente che io mi estraneo dalla lotta antiproibizionista, anzi, forse non avendo la responsabilità dei miei comunque 70 erotti iscritti, sono più libera Certo. di muovermi e forse è anche meglio così da un certo punto di vista. Certo. Senti, in tutto questo americano sorride e scrive Ah, meno forse male. meno male e dice forse non ti ho sentito bene, ma non hai risposto, mi sembra. Ah no, ah Sì, no, ancora no. ma nessun confronto con la realtà, ma ne riparleremo, ciao, se ne sta andando praticamente. Spero che Ciao. ritorni presto perché voglio, sono curiosa di capire in che senso non è, cioè che cosa, quale No, risposta. io voglio capire chi è, perché a me di conversare con uno che conosco e che non mi dice chi è, mi dà di molta noia, scusami. È una cosa assoluta, è un obbrobrio, è un obbrobrio. Però su internet c'è il diritto allo pseudonimo, dai, è un diritto lo pseudonimo. Sì, è un diritto lo pseudonimo, per il momento che io capisco che lui a me invece mi conosce, c'è una persona che io conosco personalmente, perché è così, secondo me è Ok. così. Allora scusami tanto, ma non è nemmeno tanto giusto. Allora gli ho detto, almeno in privato, scrivimi che accidente sei. No, nemmeno quello, vabbè, allora sai che vai a quel paese, vai americano. Resta un mistero. Qualcuno in chat scriveva prima è Pannella, americano con la K. No, magari non è Pannella. Sai che con Pannella ho avuto uno scambio di messaggini stamattina proprio sul fatto dell'antiproibizionismo e adesso ve lo rivelo in diretta, tanto faccio come fa lui, no? Dico in diretta quello che ci siamo scambiati di messaggi. Allora io stamani ho sentito la mozione generale del Consiglio generale del transnazionale a Tunisi. Ho Sì. sentito la mozione generale, sto documento e non c'era nemmeno mezzo accenno all'antiproibizionismo. Allora gli ho mandato un messaggino e dico, non c'è nulla sull'antiproibizionismo, Marco? Dommage, che peccato, no? Sì. E E lui? lui mi ha risposto, dice, anche perché non c'è. E io subito gli ho risposto, c'è, basta riconoscerlo, ritrattino, conoscerlo. Grande. E E lui? lui mi ha risposto, non ho niente da visualizzare. E io gli ho risposto, allora la prossima volta che ci vediamo ti do qualcosa da visualizzare a mano perché si vede che non te lo stampano. Oh, Così è. mi piace come È così andata. approccio. Ma senti, Claudia, in tutto questo Secoccio. il buon Roberto è sparito dalla circolazione. Sì, come sempre, lui passa dormente, ci molla qua nelle peste, Nella dolce capito? euforia. No, non dolce, leggera euforia. Mi piaceva anche la dolce Ti piace euforia. anche dolce? Ti dirò che a me questa dolce mi è piaciuta, non mi ricordo più chi è che per primo ha Prima ha fatto fatto il il lapsus, lapsus, se forse te. io, No, perché perché poi faccio facciamo la finta, fissa, per per me questo si stiamo chiama sempre sempre con la la dolce dolce euforia. euforia. Invece No, no, è è carino, carino, perché perché dolce, dolce non non è è che che sempre sempre dolce dolce corrisponde corrisponde a a leggera, leggera, eh? però Però dolce e dolce e leggera leggera sarebbe sarebbe simpatico simpatico in in ogni ogni caso. caso. La Dai, dolce insomma, leggera leggera euforia. euforia. È quello che Abbiamo facciamo qualcosa politica. in Abbiamo qualcosa in chat chat che che ci ci può può dare dare qualche qualche spunto? punto. Intanto vedo un Roberto che si muove in regia, quindi è Eccomi, interessante. scusate, Raffaele De un momento Niente. di pausa. Ce la siamo cavata benissimo, don't worry. Però vi ho ascoltato, non vi ho visto e non vi ho ascoltato. No, assicuro, ve lo assicuro. Ah, Virginia, cioè, è mancato tutti gli aggiornamenti da Gerusalemme, la prossima volta, mi Sì, raccomando. quelli, tanto è statica la situazione, è da 60 anni simile, quindi credo che ci si possa. No, magari facciamo proprio una trasmissione ad hoc. Facciamo una trasmissione. Avevo fatto una ricerchina apposta su sostanze. Grazie, hai fatto bene perché ti ho preso un po' su. Ti Tanto per ho stare su. preso un po' in contropiede l'altra volta che ti ho chiesto le informazioni sul consumo e sul mercato in Palestina e mi dispiace, scusami, non è che volevo metterti in difficoltà, è che Figurati. veramente pensavo che tu l'avessi come cosa, come conoscenza di vita quotidiana, però non è che Vabbè, volevo come ho metterti. spiegato l'altra volta, è un contesto abbastanza dove il consumo è spesso privato e quindi non è una cosa che emerge nel discorso facilmente. Però ho trovato qualcosa, dati un po' vecchiotti, ma anche qualcosa di nuovo, e quindi la prossima volta possiamo insomma parlare. Serve Approfondire, sempre fare approfondire. ricerca. Passiamo un altro minuto con Virginia, Roberto, Sì. scusami, perché volevo sentire cosa ne pensava della grande figura che ha fatto Fiamma Nive Stein stamani sui giornali. Ne sa Oh. niente? Io sono rifugiata politica a Londra, quindi non sento. Però se vuoi. Allora te la folgo in diretta. Allora, Vai. stamani c'è stato ieri l'attentato in Norvegia, no? Questo lo Sì. saprai, a Londra se ne parlerà, mi immagino. Arrivata, arrivata. Allora, stamani c'era una prima pagina del giornale che è durata fino a non so che ora, poi è stata cancellata, nella quale Fiamma Nive si scagliava contro questi soliti
Al Qaeda e arabi dell'Occidente che fanno gli attentati e che mettono a rischio la sicurezza mondiale. E poi, naturalmente, quando è venuto fuori che invece era un norvegese integralista cattolico, mi è toccato cancellarlo immediatamente. Fantastico, fantastico. Secondo me è importante anche perché dimostra che non bisogna troppo farsi prendere dall'emozione e dalle nostre credenze personali quando si affrontano questi argomenti. Bisogna sempre comunque conservare un punto di vista che si chiama sociologico, nel senso essere dentro, coinvolti, ma anche vederlo dal di fuori. Che se lei un Certo. attimo si fosse fermata e l'avesse vista dal di fuori un secondo, si sarebbe resa conto che era azzardata quell'uscita a quell'ora, Sì. perché non c'era la certezza ancora di come era andata, no? E invece è Certo. mossa unicamente dall'impulsività, dal fatto caratteriale dell'impulsività e di voler arrivare per forza alla dimostrazione delle sue tesi, ha commesso poi un'azione che si ritorce contro di lei, poverella, che poi oggi si è ritrovata a essere mazziata da tutti quanti perché è quella che ha fatto l'articolo completamente fuori tema sulle prime pagine del giornale, che poi dopo è stato cancellato e ha creato un monte di polemiche. Per Certo. cui è Anche perché proprio un invito che deve servire anche per noi a non essere troppo di parte, a non essere troppo schierati emozionalmente, ma avere sì il coinvolgimento emotivo, ma anche lo sguardo un attimo più alto dal di fuori che riesce a vedere tutti i punti di vista. Certo, no, è vero, è Io penso interessante che anche questa. quello e secondo me rivela anche un atteggiamento che è un po', ormai si è creato uno schema terrorismo uguale fondamentalismo islamico, che è un po' una. D'altra parte però si è creato anche dall'altra parte, perché dall'altra parte c'è terrorismo uguale, uguale Mossad, uguale servizi No, segreti no. americani inviati, uguale CIA. Cioè si è creato anche dall'altra parte questo meccanismo, No, però Virginia, non è il mio. che. No, però il mio ragionamento era. No, no, al di là della questione israelo-palestinese, ma era un po' più ampio sul fatto dello strumento Mondiale, certo. terrorista e di come dall'11 settembre, un po' inevitabilmente, un po' però anche per uno schematismo, una facilitazione, è la prima associazione. Cioè, anche io quando ho letto dell'attentato, ovviamente il primo pensiero è quello, cioè non ci metti neanche, poi dopo uno si mette, legge 2 minuti e trova le informazioni. Però è interessante anche l'associazione mentale che è molto innescata nella testa delle persone. Adesso D'altra forse. parte, però, è molto innescata anche al contrario, perché anche per l'11 settembre c'è chi immediatamente ha pensato agli arabi, ha pensato agli integralisti musulmani, ha pensato al Qaeda, però c'è anche chi immediatamente ha detto se lo sono fatti da soli perché è il Mossad e la CIA che lavorano insieme hanno fatto finta, l'aeroplano era finto, il grattacielo era finto, era tutto finto, no? Cioè è un riflesso che scatta da tutte e due le parti questo, Certo. nel fanatismo, nell'estremismo poi, gli Poi opposti è tutto estremismi. scontro di Si trovano narrative. sempre molto simili poi alla fine, no? E poi Certo. alla fine la verità che è fatta di un sacco di sfumature particolari, di un sacco di vicende personali, quotidiane, molto complessa la verità poi alla fine. E quella si perde perché poi c'è questa polarizzazione in due argomentazioni opposte da stadio, quella che si chiama il tifo da stadio, e non si riesce poi ad arrivare a una lettura Laica. tranquilla, e, sì, laica, esatto, laica e antiproibizionista della realtà. Certo, Bello, grazie bello questo Virginia. spunto. Grazie Claudia, grazie Rob. Grazie Roberto, grazie a tutti. Allora ci Rispondo vediamo. dall'americano. Va bene, ragazzi, è stata veramente come sempre interessante la vostra trasmissione. Io direi di dare l'appuntamento per domenica prossima, innanzitutto. E poi dobbiamo parlare degli argomenti che aveva detto appunto di Israele e della Palestina con Virginia. Magari poi ci possiamo mettere d'accordo nel ritagliare proprio uno spazio di una Ah, mezz'oretta ecco, per approfondire. rispondo soltanto, Roberto. Sì. Allora, io vorrei dire che quasi tutta la traduzione del report della Commissione Globale, manca le ultime 4 pagine che verranno messe stanotte o domattina, sta su www.antiproibizionistiradicali.blogspot.com e lì ci trovate tutta la traduzione quasi completa e da domani completa del rapporto della Commissione Globale e che per chiunque fosse interessato è antiproibizionistiradicali@gmail.com e chiocciola è un omaggio a Pagano, non dico et ma dico chiocciola. Va bene, va. Grande Claudia, grande Gilla. Appuntamento quindi con una leggera euforia domenica prossima e magari ci sarà una mezz'ora anche con Virginia nel quale Vediamo quello approfondire. Rob, vediamo, non Vediamo, incastrare troppo vediamo. Non. la riga.
lasciala fare, poverella, dai. Vediamo, 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 vediamo. Non anticipiamo nulla, vedremo, vedremo. Ciao a Ok. tutti, buonanotte a tutti. Si chiudono Grazie. qui le trasmissioni in diretta di TV Radicale. Come sempre, ricordo a tutti che sarà Qui torna possibile. Argentina, arrivederci. Ci sono ancora le voci che vengono dal backstage, diciamo così. Ricordo a tutti l'appuntamento, ricordo a tutti che queste produzioni di TV Radicale si potranno vedere a partire da domani sul sito www.tvradicale.it. Un saluto a tutti e a domenica prossima, salvo imprevisti, potremmo anche fare No, una no, che diretta previsto. durante la settimana. Ciao a tutti!